Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Testi Blu. Allora ragazzi, io prima di cominciare volevo fare i ringraziamenti a tutti quanti perché siamo arrivati a 100. Siamo arrivati a 100 ed è un traguardo che per me è importante, nel senso che quando 2 settimane e mezza fa, 3, quando ho cominciato a fare i primi video, mai avrei pensato di superare le iscrizioni che potevano fare i miei amici o quelli con cui avevo spammato il video, eccetera. Invece no, siete arrivati voi e quindi grazie a tutti per essere arrivati a 100. Adesso continuiamo e andiamo sempre più su. Allora ragazzi, volevo fare un nuovo episodio per cui dove eravamo arrivati l'ultima volta? Eravamo arrivati qua. Vediamo un po' che c'è da fare. C'è da nuotare come al solito e andare a mangiare direi di spazzatura. Sì, esatto, spazzatura, spazzatura, altra spazzatura. La spazzatura sempre più grande. Poi, altra spazzatura qua. Ah già, è vero che si poteva nuotare velocemente. Gna 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 gna. E a pa 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 pa. Pi 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 pi. Questo, ancora spazzatura. Sempre spazzatura. Pesci, pesci, pesci. Ah, pesci. Yep. Inizia la carneficina, direi. Uccelli. Gli uccelli. Uccelli, uccello, uccello, vieni qua, uccello. Oh, oh, preso, presi. Olè, adesso possiamo mangiare tutti i pesci. Dai che ci possiamo mangiare l'umano. Siamo 70 centimetri quasi. Opla. Le piante le possiamo già mangiare? No. Possiamo mangiare altri pesci. Adesso possiamo mangiarci anche le piante. Yippee! 1,5 metri di pesce rosso, mi sembra un ottimo traguardo. Adesso possiamo mangiarci anche i cristiani, immagino, esatto. Poveretti. Figo. Si può mangiare le rane piccole, quelle che stanno sul fondo, girini. Solo rane ci sono in questo livello. Siamo già a 10 centimetri. Non è tanto. Sono le rane più grandi. Ah, qua c'è un pesce cattivo. Che dopo ci mangeremo. Sopra c'è niente. Potremmo già mangiarci il pesce. Che
Poi in questo gioco le cose si fanno male, ma è impossibile perdere, cioè... cioè puoi fallire come me prendendo nessuna stella, questo sì. Però morire, cioè, non fanno un granché male tutte quelle cose che trovi in giro. Tipo le orche, nient'altro, sono... Ok, siamo a 4 metri di pesce. E possiamo già mangiarci le orche. Sotto ci sono le balene. Sopra ci sono gli elicotteri. Le barche. Gli elicotteri. Gli aerei. No, mi sa. Boom. Mangiare l'elicottero. Che scorpacciata di orche. Gnammi! Questi elicotteri tirano le bombe. Io devo saltare. Olè, tutte le case. 26 metri di pesce. C'è le balene. Le navi. Il faro. Guardate le orche quanto sono piccine. Chissà se l'hanno pensato utilizzando una scala esatta, questo gioco. Sarebbe figo. Ce ne sono tanti e di livelli comunque. Vediamo un po' il prossimo. Qua ci mangiamo le orche. Ci sono gli elicotteri che ci sparano. Aia. Elicotteri che lanciano i missili. E noi dobbiamo crescere utilizzando solamente le orche, perché gli elicotteri non ce li possiamo mangiare, ovviamente. Dieci metri. Aia. Ah, adesso posso mangiare anche voi, eh? Se riesco a beccarvi. Già si sono distrutte vicenda. Voilà. Mangia gli elicotteri. Lo sei distrutto. Finito il livello, voilà. Sempre solo una stella, io pensavo di aver fatto in fretta, forse perché ho beccato troppi danni. Ma non ci interessa. Noi piacciamo solo a mangiare. E questo? Che cos'è? Cosa posso mangiare io? Oh, questi si possono mangiare. Questo no. Questo no? Aia, fanno male. Come funziona? Capisco. Ahi, questo si può mangiare. Questo si può mangiare. Questo no. Questo sì. Ah, sono salmoni. Ahia. Ahia. Questo non si può mangiare. Ahia. Questo si può mangiare. Questo no. Ah, sono salmoni che risalgono la corrente, adesso ho capito, sì, va bene. Questo salmone, siamo a 28 centimetri. Si può mangiare. Sento, è sto livello. Questo si può mangiare, questo no. Questo no. Non è che posso mangiare tutto, che io mi metto qua. Qualsiasi cosa che arriva lo mangio. Aia!
va male. Questo si mangia. Questo si mangia. Questo si mangia. Questo si mangia. Queste cose sono già più grandi, eh. Questo non si mangia. Questo si mangia. Questo si mangia. Nuota, nuota, zitto e nuota. Questo si mangia. Questo si mangia. Questo si mangia. Basta ripeterlo. Magna. Mangia. Gnam. Aia, questo non si poteva mangiare. Tutto. Gnam, gnam. Che gentile, arrivano direttamente in bocca. Gnam. È bellissimo. Uppa! Lentissimi, vabbè. Prossimo livello. Release the Kraken. Yeah. Che ci possiamo mangiare? Qua dentro che c'è? Solo sardina. Qualche sardina. Aia, le fuche fanno male. Au. Ah, ah, ah. Dove sono i pesci che posso mangiare? Eccoli qua. Miam. Aia. Via, stupide cose. Aia. Che buona. Rete dopo quando mangerò anche voi. Stupide, come si chiamano? Poke? Poke. Gli uccelli. Hop. E hop. Mangiato. No, non sono riuscito a prenderlo, però non soffio. Il pesce rosso più vorace del mondo. 72 centimetri. Il pesce rosso. Tra poco mangio anche voi, stupide foche. Preparatevi a soffrire. Ouch. Mangiare le foche. Oh. E adesso chi è più grosso? Chi è più grosso? Chi è? Pescatore, chi è che pesca adesso? Ah, ah. Poche, poche, poche. Ok, è aumentata la grandezza. Adesso ci sono gli squali. Di farmi paura a squalo. Aia, così. Che si può fare di qua? Un altro pescatore. Ed è qua? Un altro squalo.
No, era mia quella bocca. Prese. 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 Rubare il cibo di bocca alle squali. Chi non vorrebbe farlo? Bello sto livello. Sono ancora all'inizio, eppure ho già fatto un casino di tempo. Forse perché sono lento. Fammi mangiare gli squali. Che poi non capisco perché possiamo tutti e due mangiare le foche, ma lui preda me. Abbiamo la stessa grandezza alla fine. 2,95 m. 3 metri. Ancora 3 metri. 3,09 metri. Oh, oh. Come la mettiamo ora? Com'è che la mettiamo? Non è che mi posso mangiare il faro. Oh, ora che c'è? Le balene. Ma le balene mangiano. No. Mica sono cattive le balene. No, infatti. Pieno di squali. Squali piccati. Aerei non li posso mangiare. Oh sì, magari adesso posso. Posso. Posso mangiarlo. Le balene si possono mangiare. Quando è che arriva il kraken? Che ha rilasciato il kraken. Ah, magari sono io il kraken. Adesso sono le balene ancora più grosse. Il kraken! Che fa il kraken? Male. Dei galeoni. Ah sì che mi fa male. Però come si mangia la roba il kraken? Voglio mangiarmi il kraken. Due kraken. Balene. Balene. 20 metri di pesciolino rosso. Mangiarmi il kraken. Andiamo dall'altra parte. Hopla. Metri. Bello grosso, 32 metri. Sono veramente tanti. Le navi? Dai, fammi mangiare le navi. Fammi mangiare le navi. Fammi mangiare le navi. E fammi mangiare le navi. Invece non si mangia anche le navi. Sì, mangiati tutto. Oh, adesso si mangia il kraken. Cioè, il kraken poteva mangiare le navi e io non posso mangiarmi le navi mangiandomi il kraken. Assurda come cosa. Vieni qua. Vieni qua. 45 metri di pesce rosso. Non temo nessuno. Olè. Beh, era lungo sto livello. 7 minuti e 40. Ecco il totale di tutto ciò che ho mangiato. 7 kraken e 2 navi. Ma fantastico. Moby Dick. Posso mangiare questi piccoli kraken?
Ok. E che roba è? Certo però che ce n'è tanto, di pesce qua in giro. Aia. Magna tutto, magna, magna. Ci dobbiamo mangiare anche Moby Dick. Benvenuto il giorno, consiglia Moby Dick. Aia. E serpe giganti anche. Gnam gnam, gnam gnam, gnam gnam, gnam. Perché correre? 4 metri e nessuno ci ferma. Olè, serpi giganti a forma di hanno una forma di pene. Tu la Moby Dick, che vuoi? 7 metri. Ehi, quante ce ne sono? Che c'è qua su? Le orche, fantastico. Adoro le orche. Moby Dick. Guarda la nave, enorme. Oh, adesso ci mangiamo anche le balene. E ci sono balene più grosse, mi sembra giusto. Ma forse lei è Moby Dick. Essendo una ci può stare. Tanto mangio tutto io. E per niente. Dove vai? Dove vai? Questa? Vuoi questa? Vuoi le barchette? No, le barchette non le posso mangiare. Mangiatele tu. Io non le posso mangiare io. Barchette piccole. Aia. Adesso tutte le barchette. E adesso anche Moby Dick. Voilà. Andiamo avanti. Prossimo livello. Tale of Gold Ship Fish. Ok, sono. Ah, siamo di nuovo dentro la poccia. A mangiare cibo per i pesci. Un piccolo pesciolino di 1,5 cm. Ignaro di quanto potrebbe diventare grosso. Di quanto tra poco potrà diventare grosso. Siamo già a 2 centimetri. Comunque è colpa del padrone, cioè non si dà molto impatto a mangiare i pesci. Dovrebbero mettere il cartello, come nei parchi con gli orsi. Non dar da mangiare i pesci. Nello scarico. Questo l'abbiamo già fatto. Cioè, cosa. Che se deve fare? Cioè, perché me lo fa rifare? Non capisco. Ah, le monetine. Gnami! Monetine. Pesci grandi no. O la vongola che sia. Adesso anche pesce grande. Ah, ma è lungo praticamente. Forse l'hanno fatto intero. Tipo che adesso sono 11 centimetri. Si apre. Ok. Ci sono pezzi ancora cose più grandi. Sulla spazzatura. Ok. Pesci grandi. Figo. Come dicevo che la volevo un po' di tempo fa. Ora sono 31 centimetri e mi mangio i gabbiani, come giusto che sia. Non avete mai visto un pesce rosso mangiarsi i gabbiani?
si ingrandisce ancora. E tra poco potrò mangiarmi anche il canotto. Qua ci sono aiette poche assassine. Ehi, ehi. Che c'è qua sotto? I sub. Aia. Ok, ora i canotti. Un canotto al giorno. Levo il Kraken di torno. Le poche mi fanno male. Posso mangiare le poche? Venite. Ehi, su, posso già mangiarle? No, un metro. E adesso la posso mangiare anche su. Ah no, le orche assassine. Posso mangiarmi che cosa? Queste, figa. Anche i nuotatori, i, come si chiamano? I canottiera. I signori canottiera. I pesci spada. Tranquilla orca, adesso vengo a mangiare anche te. Lasciami fare l'antipasto e... aperitivo a base di sugo. A me sembra di averlo già fatto in questo livello intero. Non lo so. Urca? Che salto che ho fatto. Questo non si poteva mangiare. Mi sono scontrato contro un osso. Oh, le orche. Te l'avevo detto che vi mangiavo prima o poi. Tutto che c'è? Le balene. Balenghe. Le case, le casette. Niam. Forse non posso mangiare le casette. Adesso sì, no, adesso non posso mangiarmi questo, ci sono gli aeroplanini. Balenghe, venite qua, balenghe. Le case, gnam 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 gnam. 5 metri. Balenga. Il faro, posso mangiarlo il faro? Sì. C'era la nave dall'altra. Vieni qua, nave, vieni qua. Ah. Inferno. 35 metri. Nessuno mi può fermare. I sottomarini, figo. Non mi prendi, non mi prendi. Se posso mangiarmi per continuare a crescere. Barchette. Che le navi da guerra. Ma cosa volete da me? Ma non sto mangiando. Mangiamoci le aeroplattini, va. Andiamo. D'altronde 43 metri può mangiarsi ben altro che gli aeroplani di linea. I sottomarini posso mangiarmeli? No. Facciamoci un po' di balenche. Sottomarini, yeah! Le navi da guerra, sì. Sono un piccolo pesce di 100 metri. Oppa! Allora, vediamo un po'. C'è una vignetta. La tizia che corre. Aiuto, ho dato troppo da mangiare al pesce rosso. Si sta mangiando una nave.
Cosa vuoi da me a proposito di questo? Oh oh. Siamo stati mangiati da un pesce, in colpo di tutto questo. Il cartello diceva non dar troppo da mangiare. Ma mi sembra giusto. Ok. Facciamo ancora uno? Ma sì, dai, ancora uno. Dolphin Escape. Ok. Ah, adesso siamo delfini, non siamo più il pesce rosso. Allora, l'istruttore che dice di saltare nel cerchio, lui è tutto spaventato, lo fa. Breaking news, un mostruoso pesce rosso sta terrorizzando i nostri oceani. E c'è il pesciolino che come al solito si mangia la nave. Il pesce rosso è fuori controllo e sta diventando sempre più grande, sempre più grande. Gli scienziati dicono che il pesce rosso è ora un normalissimo pesce rosso prima, e poi è scappato dalla cattività. E al nostro delfino viene in mente un'idea. Ok, praticamente dice di saltare attraverso l'anello per guadagnare del pesce. Grazie. Grazie. Ah, diventa un pochettino più difficile, eh? Grazie. Grazie. Altro pesce, sono bravissima. Dai, dai. Pesce, pesce. Pesce. Adesso vedrete cosa vi combino. Se con un pesce rosso potevo fare tutto quello, cosa può fare un delfino? Ah, se mando la palla me ne dà tre. Figo. No, palla, qua. Aia. Quattro pesci, tutti per me. Ancora uno. Vai. Guarda quanto sto diventando grosso. Aia. Aia. Oh, adesso posso mangiarmi direttamente i secchielli e le foche. Yeah, guardate come il delfino rosso si sta mangiando tutte le foche del parco acquatico. E anche gli umani. Ma è giusto, 2 metri di delfino. Sta diventando abbastanza grosso, effettivamente. E anche te mi mangio. Eppure i trichechi. L'elicottero? Non ancora, l'elicottero non ancora. Anche gli squali, le macchine sott'acqua, le classiche acque, sì, le classiche macchine subacquee. Chi non ha mai visto una nave subacquea? 7 metri di delfino. Di questo stacco comunque, perché deve essere già veramente lungo. Bene, il nostro primo livello con il delfino, con il pesce rosso abbiamo finito. E d'ora in poi continueremo a massacrare roba con il delfino. Non vedo l'ora di vedere cosa riesce a fare un delfino. Ripeto, se con il pesce rosso siamo riusciti a fare tutto ciò, immaginatevi col delfino. In ogni caso, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace e un messaggio qua sotto il video e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, alla prossima!